applausi per dopo. Benvenuti. Inizia da questo istante la serata finale per la quale abbiamo cantato, ballato, suonato nelle prime tre puntate. Siete pronti? Credo proprio di sì. Bene, tra poco sapremo quale sarà la sigla più bella della televisione italiana e loro li avete visti voi da casa e voi che siete qua in studio perché sono scesi in mezzo a voi, sono i concorrenti che stasera parteciperanno a questa gara. Loro lo sanno benissimo, c'è un'aria emozionante, frizzante. Sono i finalisti di oggi, eccoli qua. Complimenti. Grazie. Io vorrei dire che in gara ci sono le sigle, ma tutti loro vogliono vincere, non è vero? Volete vincere? Perché Macchiamù è una gara emozionante. Allora vinca il migliore. Grazie. Accomodatevi, grazie. Anche oggi voi che ci seguite da casa avete un compito davvero importante perché sarete voi tramite il telefono, tramite il televoto a votare quale sarà la sigla più bella di questa sera. Infatti tra le 12 sigle finaliste ci sarà, come vi ho detto, un duello vero e proprio perché si scontreranno una contro l'altra e proprio voi tramite il televoto dovrete decidere poi quale è quella che vi è piaciuta di più. Alla fine della serata ci saranno 6 sigle che andranno in finale e poi alla fine proclameremo la sigla vincitrice di Macchiamù e risentiremo un pezzettino di queste sigle. E stiamo parlando di un gruppo cult, per una canzone cult. Io devo dire che il popolo degli uomini tigre è sempre più numeroso. Pensate che sono arrivate 60.000 preferenze e stasera è tornato questo popolo, diciamo anzi invece no, gli interpreti sono tornati qui per cantarci la sigla dell'uomo tigre, che è una sigla assolutamente conosciuta e molto... avrai il tuo bel da fare. Va bene, allora stasera a Macchiamù i mitici Cavalieri del Re ci cantano l'uomo tigre. Con un grande cuore.
che sarà dura, mio caro Gigi. Tu eri venuto qui, se non sbaglio, la prima puntata. Sì, sì, sì. L'atmosfera, io ve lo dicevo prima, sembra canzonissima. Sì, è vero. Arriviamo qua, abbiamo la figa che se ne frega, là, la canta. Poi ci puoi accorgere che è una gara. Oh, guarda che questi sono tutti intenditori, sanno benissimo cosa vogliono. E certo, vediamo se sarai in grado, sì, di combattere bene contro i Cavalieri del Re che ci hanno presentato l'Uomo Tigre. Sei pronto? Questa era la prima. Però ce ne sono altre 5, quindi mettetevi belli comodi, ascoltatele bene, prendete appunti, perché adesso è il momento. Vabbè, ragazzi, i cavalieri, certo. I Cavalieri del Re che ci cantano l'Uomo Tigre, 0878-7302. Perché tutti la cantavano qua. Sì. E adesso attenzione, perché stanno per arrivare i risultati. Allora, io mi siedo qua vicino a Lorella, anzi vorrei, sì. Lorella, vieni qua. Ecco. Noi facciamo come a Sanremo, partiamo dal fondo. Tu sei abituata a Sanremo, io no, che dobbiamo fare, poco, va bene. Insomma, non è che l'abbia fatti, però sì. Partiamo dalla sesta posizione, va bene, vediamo. Sesto posto, chi si è classificato? Tensione. Portobello! Con quanto? Il 5%? Laura Marcore, Piccoli Cantori di Milano. Va bene. Al quinto posto? La canzone dei Puffi, cantata. Con il 7%. Questa è... da Cristina D'Avena. Grande sorpresa. Ci saranno veramente delle sorprese, perché... No, a me piace invece che qua in studio possano... E come saremo? Allora, se uno è contento, applaude. Se non è contento, ecco. Ci sono i fan, tutti i servitori, quindi hanno ragione. Ma avete votato voi che siete a casa. Vediamo, andiamo avanti. No! L'Uomo Tigre con l'11%. Ci sarà la rivolta. Vediamo fra gli Oliver Onions e Giorgio Vanni dei Po... Lorella, dove sei? Eccola. Sono qui, non ti preoccupare. Vediamo chi vince. Il Pocchio! Giorgio Vanni! Finisce Makemoo, ma ritornerà tutti insieme a ballare la sigla dei Pokémon. Eccoci qua, con Giorgio Vanni, grazie. Vai Fabio, vai. Gotta catch 'em all, catch 'em all. Pokémon, giro la canna per il mondo, la nostra.
Ci vediamo, grazie, ecco qua. Grazie di tutto. Oh.